oltre alla protesta la proposta, no? Quindi vorrei veramente che tutte queste forze di tutti questi artisti che oggi sono insieme coesi nel fango, perché siamo un po' tutti nel fango, però contenti di esserci e tutti quanti sono qui di cuore per questa questione, sono qui per fare una festa pro, perché si parla sempre di contro, qua siamo pro, cioè stiamo cercando di tenere i riflettori accesi sulle problematiche di Taranto. Io ho avuto tanto da Roma e ho avuto tanto da Taranto, quindi oggi sono particolarmente contento di essere qui per la mia natura, per mia natura, perché sono di qui, io non mi sono trasferito, io vivo a Molfetta, a pochi chilometri da qua, però non sono qua a dire che il primo maggio è brutto e quell'altro è bello, sono qua a dire che è bello questo primo maggio. Io penso che se una persona si trova in una difficoltà particolare, non riesce ad andare avanti e vuole andare via, nessuno deve fermarlo, perché la vita è di ognuno di noi, ognuno è libero di fare le sue scelte. Se invece uno ha la possibilità di costruire qua qualcosa che faccia in modo questo qualcosa di dare lavoro a persone di qua, allora se stringe i denti e lo fa, io sono contento, però davanti alle difficoltà io alzo le mani. Il primo maggio vero è il primo maggio dove ci sono veramente dei contenuti importanti e soprattutto il primo maggio non fatto per creare un palcoscenico vetrina per gli artisti che devono presentare i nuovi album o i nuovi singoli, ma un palcoscenico dove dei musicisti con il cuore che hanno aderito gratuitamente alla manifestazione fanno da amplificatore per un messaggio importantissimo.